Buonasera, ben ritrovati con Zona Sport e buon anno innanzitutto, buon anno a tutti voi. Prima delle due puntate speciali dedicate alle premiazioni di personaggi del mondo dello sport, di squadre, di società e quest'anno abbiamo diviso in due parti queste puntate speciali di Zona Sport. Questa sera, 4 gennaio, e giovedì prossimo, 11 gennaio, questa sera premieremo lo sportivo dell'anno e l'atleta dell'anno. Allora, subito può partire la clip dello sportivo dell'anno del 2023 e poi torniamo in studio. Può partire la clip. Sportivo dell'anno 2023, Matt Rizzetta, presidente del Campobasso Calcio, che abbiamo in collegamento Skype, tra un po' lo vedremo. Matt, mi senti? Eccoci Sì, Franco, ti sento. Buon qui. anno a te. Buonasera Matt, buon anno innanzitutto a te, ai tuoi cari, a tutto il Campobasso, quindi complimenti per questo riconoscimento più che dovuto. Presento in studio il collega Franco De Santis, Primo Piano Molise e Teleregione. Grazie Franco. Buonasera, buonasera, Grazie, grazie tra un po' ci raggiungerà, tra poco ci raggiungerà l'assessore allo sport del Comune di Campobasso, Luca Praitano. Allora, prima di far intervenire Matt, Franco, nella pergamena che poi leggeremo, insomma, c'è la motivazione, ma secondo me è anche riduttiva. E quindi sono tante le motivazioni che hanno indotto a dare questo riconoscimento meritatissimo al presidente del Campobasso Beh, una Calcio. su tutte, nel momento più buio degli ultimi anni, nel Se ti momento alzi in cui leggermente il microfono verso di te. il Campobasso stava per sparire di nuovo, ci ha pensato Matt Rizzetta a rilanciare il calcio rossoblu e a ripartire dall'eccellenza. Sì, è una categoria sicuramente che qualche mese prima del 2022 non si sarebbe neanche pensata, però era opportuno ripartire da capo con una società pulita, senza debiti, anzi con grandissime ambizioni e quindi in quei primi giorni di settembre del 2022 è nato tutto, è nata l'idea, il progetto è stato buttato giù in poche settimane e poi la cavalcata nel campionato di eccellenza, la sfida con l'Isernia, anche appassionante perché i tifosi pian piano sono tornati allo stadio. Ricordiamo che in quel 15 ottobre del 2022 non ancora c'era l'erbetta addirittura sul terreno di Servapiana, dunque è stato fatto davvero un grande lavoro, anche perché grazie a Goffredo Iorio che cura il campo come davvero lo coccola come fosse un suo figlio. E gli investimenti fatti dalla società in toto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dirigenziale, hanno portato poi alla promozione e a questa ottima partenza, anzi questa prima parte di campionato di Serie D, in cui il Campobasso ha prima sofferto un po' nelle prime giornate per poi insomma assestarsi, cambiare, rivoluzionare subito e portarsi addirittura primi in classifica a 3 giornate dalla fine del girone di andata. Direi che il premio per Matt Rizzetta è più che meritato e speriamo che il 2024 porti ancora più vittorie per il calcio campobassano. Sì, Matt, non so se hai ascoltato Franco De Santis. Franco, grazie per le tue bellissime parole. Innanzitutto voglio ringraziare tutto lo staff e la redazione della Teleregione Molise, naturalmente un rapporto che vantiamo per tanti anni ormai, ci avete sempre sopportato, quindi per questo ci tengo a ringraziare anche tutti voi. Questa per me è una premiazione che va condivisa
con l'intero nostro gruppo societario, perché naturalmente, come hai detto tu, Franco, sono io al comando, però dietro di me c'è un gruppo solido, è un gruppo coinvolto in ogni nostra mossa che facciamo, è un gruppo che ormai si innamorano completamente di questi colori. E poi una premiazione che va dedicata ai tutti i nostri tifosi che hanno sostenuto il progetto sin dall'inizio, quasi ad occhi chiusi, direi, e hanno sposato la nostra visione per questa piazza che secondo noi merita palcoscenici e traguardi ben più ambiziosi che stiamo cercando di raggiungere tutti insieme. Saluto l'assessore allo sport del comune di Campobasso, Luca Paetano. Buonasera Luca. Grazie Buonasera, grazie ancora per l'invito. per essere qui con noi. Che dire di Metrizzetta? Abbiamo già detto qualcosa, poi volevo aggiungere qualcos'altro io. Ma innanzitutto bravi voi per aver individuato secondo me lo sportivo dell'anno che secondo me sintetizza benissimo i valori dello sport, ma soprattutto ha avuto la capacità di dimostrarsi un dirigente competente e capace, perché non è quello che vince, è quello che nelle situazioni di difficoltà, in maniera molto lucida, riesce a decidere in modo tale da cambiare le situazioni e riportarsi poi, nelle situazioni di vertice. Lui ha avuto, Nonostante la distanza, eh? nonostante la distanza, perché poi evidentemente è bravo a individuare le persone che per lui prendono decisioni corrette, laddove non dovesse rendersi conto che le cose non funzionano, poi è capace di apportare i correttivi. Quindi, che dire, è sicuramente un manager molto capace. Noi siamo molto contenti, insomma, che abbia preso che abbia preso a cuore la missione del Campobasso Calcio, che è quella di arrivare appunto nel calcio che conta. Noi, che da campobassani tifosi, è quello a cui ambiamo e siamo contenti, insomma, di poterlo fare con una persona che si è dimostrata fino adesso una persona serissima e capace. Matt. Luca, grazie per le tue bellissime parole. Per noi è un onore rappresentare questa piazza. Naturalmente abbiamo preso questa decisione di rilevare la società in un momento difficile, non bello, però ormai un anno e mezzo dopo io lo ritengo questa decisione la decisione migliore che ho mai fatto nella mia carriera. Ecco, io volevo aggiungere solo qualcosa, Franco, a quello che hai detto tu. Hai spiegato benissimo, anche Luca ha detto belle parole. Nel momento più buio, davvero nel momento più buio, non solo dopo la delusione per praticamente diciamo la mancata iscrizione, no? Di nuovo in Serie C, ma soprattutto dopo tutte le Le vicissitudini che bocciature sono subite. accadute, e non stiamo a ricordare qui la brutta pagina degli abbonamenti, lo ricordiamo, Bruttissima pagina degli la pessima abbonamenti. pagina degli abbonamenti, insomma, fatti sottoscrivere a maggio e poi non restituiti, e soprattutto la grande delusione perché non si sapeva, insomma, cosa sarebbe accaduto, e se non ci fosse stato Metrizzetta, credo che il calcio, almeno. Ricordiamolo che c'è stato anche un bando pubblico a Sì, cui, deserto. esatto, Anche quindi l'allora questo sindaco, ora consigliere Gravina. regionale Roberto Gravina, Luca ci confermerà, è andato deserto anche il bando. Quindi nel momento più buio, davvero, calcisticamente parlando, di questa città è intervenuto Met. Ne approfitto per mandare un abbraccio e un saluto al vicepresidente Nicola Cirincione, che spesso si alterna con il presidente Met nel venire qui a Campobasso e in Italia. E Met ha dovuto, diciamo, fare la squadra in pochissimo tempo, Franco, in poco più di una settimana, scegliere le persone sul posto. Ha dovuto, insomma, mettere a posto la situazione stadio, non solo per quel che concerne il manto erboso, ma anche sono stati fatti dei Sarà lavori. Sottoscritta sottoscritta una convenzione con la l'amministrazione convenzione, comunale? quindi con una grande collaborazione, mi permetto di aggiungere, del comune Sì, capoluogo, del sì. comune di Campobasso.
ha insomma vinto un campionato regionale di eccellenza. Tieni presente che è la prima esperienza calcistica diretta come unico presidente, non come socio, di Met in questa società. Ha allestito dopo la promozione in Serie D una squadra molto competitiva, come dicevi tu. Ovviamente all'inizio bisognava comprendere anche il campionato, ha rivoltato come un calzino questa squadra, cambiando allenatore, cambiando direttore sportivo, cambiando molti giocatori, insomma cambiando anche la guida e il referente che era qui, quindi cambiando anche l'amministratore delegato. Ora c'è la figura di Mario Colalillo come direttore generale, ed ora primi in classifica con 3 punti attualmente di distacco dalle altre. Quindi io credo davvero che più di questo Met e in generale una società di calcio non avrebbe potuto fare, Franco. Sì, perché poi... E ci siamo forse anche calcio, dimenticati qualche altra cosa. Poi il calcio non è mai una scienza esatta, quindi si pensava di aver allestito magari una buona squadra, un'ottima squadra, si pensava di aver scelto un allenatore che potesse traghettare il campo basso verso lidi insomma superiori. Ci si è accorti che qualche errore è stato commesso, e devo dire che poi dopo tutto la difesa è rimasta quella, se non con l'innesto di Di Filippo, e Maldonado era già in rosa, quindi diciamo che Di Nardo era già in rosa, diciamo che comunque una buona metà della squadra che era stata costruita quest'estate è stata confermata. Gli under, onestamente, al di là di Esposito, che è stato un gran colpo per il campo basso, perché sicuramente arriverà a giocare, mi espongo, almeno in Serie B, per il resto si è dovuto fare un lavoro praticamente da capo, e poi sono arrivati comunque calciatori che hanno fatto subito la differenza, come Persichini, come Grandis, gli stessi Coquende, Cerchio, che ancora dobbiamo scoprire per bene, insomma, devo dire che, e non dimentichiamo gli under, Pacillo, certo. Crisovergis. Credo che nel girone di ritorno il campo basso possa continuare ad avere un ruolo da protagonista. Chiaramente stuzzichiamo subito Met con la ciliegina sulla torta che sta per arrivare, giusto Met, in attacco? ci stiamo lavorando, Franco, certamente. Bene. Met, volevo chiederti 2 cose. La prima è questa. Quando è scattata la decisione di rilevare, insomma, il campo basso 19-19, qual è la cosa che ti ha convinto a farlo, e poi qual è stato il momento più difficile da allora ad oggi, secondo te? Allora, prima domanda, Franco. Io sono partito per l'Italia nel mese di settembre, fine settembre, con tanto entusiasmo e voglia di vedere, oltre la squadra calcistica, di vedere una famiglia che abbiamo costruito in pochissimo tempo. Ero molto molto entusiasta, fiero, orgoglioso, e poi tutto il viaggio è stato molto positivo, tranne per quello che ho visto, direi, dentro lo spogliatoio. Quindi ho dovuto ritornare a New York a mente fredda, così, per ragionare. Anche con il nostro gruppo societario ho fatto qualche incontro, anche con Marco Consuelos, che è un nostro socio, un mio partner, e poi abbiamo ragionato a mente fredda, ritenendo giusto cambiare qualche parte dell'area tecnica prima, perché altrimenti temevamo che forse arrivavamo un po' troppo tardi. Quindi l'abbiamo ritenuto giusto, e poi eravamo fortunati, direi, perché avevamo in passato questo rapporto con Pergolizzi, con Rosario, che è stato sempre molto positivo. Lui ci ha ispirato sempre una grandissima fiducia e competenza, quindi quella naturalmente ci ha reso la decisione un po' più facile rispetto agli altri. Quindi questa è stata come è nata questa decisione, Franco. Sì, e qual è stato il momento un po', diciamo, più critico che hai attraversato in questa gestione, da quando hai rilevato il campo basso 19-19 ad oggi, Matt? Il momento più difficile, secondo te, che avete dovuto superare tutti insieme? Allora, io direi
Gestendo una società calcistica, naturalmente ogni giorno c'è un altro ostacolo da superare, però per me direi che la prima decisione nel mese di agosto-settembre, dopo l'esito negativo del TAR e delle altre corti giudici sportivi, la prima decisione di rilevare la società per me è stata quella più dura, perché eravamo costretti a fare tutto in fretta, senza il lusso di programmare in anticipo, e poi volevamo naturalmente vincere il campionato subito, quindi non avevamo l'opportunità di programmare, e eravamo costretti a programmare subito per vincere senza il tempo, e poi avevamo anche a quell'epoca avevamo anche l'esernia, che era insieme per un paio di anni con una bella continuità, quindi non era una cosa facile da superare, però come ho detto in passato, io lo ritengo la decisione più bella che l'abbiamo mai preso, che io l'ho mai preso nella mia carriera, perché a vedere dove siamo oggi rispetto a 18 mesi fa è veramente un'impresa che mi riempie di gioia. Certo, ecco Luca, ovviamente credo che il periodo ce lo confermerà tra poco Matt, parlavo del momento più difficile, più critico, il momento più bello sicuramente la promozione in Serie D. Qui stiamo vedendo le immagini a Boiano dopo la gara contro la Turris. E ecco, Matt ha avuto soprattutto, Luca, il merito di riportare grande entusiasmo in una piazza delusa, amareggiata. Questo ricalca un po' la motivazione che dopo Luca leggerà. E siamo passati da un periodo in cui non si sapeva se ci potesse essere ancora una squadra nel capoluogo di regione del Molise. Ora alle ultime gare, vedi anche quella con la San Benedettese, Franco, con più di 5.000 spettatori all'Avicor Stadium, no? E questo è un altro progetto, Avicor Stadium, con Aldo Vicenzo, che poi metto, insomma, qualcosina su questo ci dirà. Ecco Luca, sei d'accordo che uno dei grandi meriti è stato quello di riportare l'entusiasmo e qualche settimana fa più di 5.000 spettatori presso lo stadio di Selvapiano? Ma lui ha realizzato un'impresa impossibile, io credo, perché era inimmaginabile. Lo ricordo, diciamo, lo stato d'animo dei tifosi, compreso quello del sottoscritto, ad ogni sconfitta nei vari tribunali. È stato veramente un periodo difficile per quanto riguarda, diciamo, la pagina sportiva del calcio campobassano. Lui ha preso le decisioni giuste al momento giusto. Ha detto una cosa interessante prima, non nel passato inosservata, penso nemmeno a voi. Ha detto: la parte difficile è stata che non abbiamo avuto la possibilità di programmare, il che dimostra ampiamente quello che ho detto prima, che è un manager capace, uno di quelli che programma le cose e poi mette tutti i tasselli a posto per raggiungere gli obiettivi. Eppure, nonostante questo, quando succedono, insomma, succede cose per cui bisogna intervenire d'iniziativa, l'intuito, a volte anche un po' la fortuna, insomma, consente di raggiungere obiettivi e quindi di gioire di quello di cui stiamo parlando oggi. Solo un appunto: il momento più bello lo dobbiamo ancora vivere, facciamo così. Così sì, no, vabbè, io parlavo, sì, sono d'accordo facciamo con che, te. Facciamo che, insomma, non abbassiamo la guardia, nel senso che da sportivi, una volta raggiunto un obiettivo, è tempo di festeggiare, e ora siamo già a mezzo campionato oltre, diciamo, la vittoria. E adesso bisogna stare concentrati, non devo dare nessun suggerimento a chi ha realizzato quanto è stato fatto fino ad oggi, per cui quello che so è che la città adesso sicuramente ha acquistato entusiasmo. Certo, c'è sempre lo spauracchio, insomma, perché del resto non è una o due le delusioni che ha avuto il tifoso campobassano, però vedere che, insomma, c'è solidità rispetto alle decisioni, c'è logica,
e soprattutto si risponde anche all'esigenza di comunicare di più, quello che per esempio in passato mancava, nelle ultime società è mancato questo rapporto con il tifoso, e credo che insomma tutto questo rende tutto più bello, ecco, insomma, più facile da seguire, più bello, e sicuramente fa stare un po' più sereni rispetto anche alle prospettive future. Certo, ecco Matt, prima citavo Aldo Vincenzo con il progetto Avicor Stadium, però ci sono tanti altri, insomma, amici tuoi del Campobasso che gravitano attorno a questo progetto, no? Certo, Franco, senza di loro noi non ci saremmo, per questo ci tengo a dedicare anche questa premiazione a tutto il nostro gruppo societario che ormai si sono tuffati dentro il progetto a 100%, hanno creduto in questa visione sin dall'inizio, abbiamo costruito un gruppo ben solido che può partire per vincere a prescindere dalla categoria, e questa per me è la cosa più importante. Sì, tra l'altro Franco, io ho sempre detto in questo appuntamento settimanale che il Campobasso proverà quest'anno già da subito, primo anno in D, a vincere, a fare il salto di categoria. Se non dovesse accadere nessun dramma, perché l'importante è una continuità, l'importante è un progetto, quindi sarebbe bello per i tifosi vivere a distanza di pochissimo tempo da quando il Campobasso salì dopo 32 anni nella terza serie nazionale, tornare subito in C, però se non dovesse accadere... La cosa più difficile è lasciare la Serie D, questo lo sappiamo ormai, sì, da è il campionato da 30 più anni. Difficile, è il campionato più difficile in assoluto, dove non esistono i playoff, sì. Sono fittizi, quindi... sì, perché non garantiscono neanche un posto, esatto. In E soprattutto in quest'anno superiore. Il girone F è particolarmente difficile. Sì, equilibrato, difficile, più difficile dell'anno scorso sicuramente, perché a un certo punto il Pineto... avendo capito di averlo vinto il campionato, si è anche un po' seduto, e allora la Vigor Senigallia ha rimontato un po', diciamo, qualche punto sullo stesso Pineto. E quindi difficile, ma se continua con questo rigore, che mi piace questa parola, rigore, che ha dato Pergolizzi, rigore, organizzazione sia a livello tecnico-tattico ma anche all'interno dello spogliatoio, e serenità, è un'altra parola chiave dall'avvento di Pergolizzi in poi, perché prima insomma non si notava questa serenità, questa tranquillità, direi, nella giocata, nel prendersi la responsabilità di un dribbling in più, di una giocata appunto nel corso della partita. E se si migliora sotto porta, insisto, questa secondo me è la vera favorita per il salto di categoria. Ma il campo chiodo basso. Fisso di Franco è l'attaccante ormai, ne parla... Ma anche il loro. Questo ho capito benissimo ormai. Anche il tuo, Matt, giusto? Credo di sì. Anche perché tu ti senti con Matt quotidianamente, no? Ci sentiamo spesso. Anche perché ovviamente dovendo scrivere tutti i giorni il pezzo sul giornale, sul nostro primo piano Molise, è normale che sia così, no? Quindi, certo. Insomma, ora dopo questa pausa si riprenderà. Io chiederei a Luca di far vedere intanto, te le passo io, la targa per Matt, che poi verrà in studio a febbraio, ce lo ha promesso, se magari la regia la può inquadrare. Ti passo anche la pergamena, così poi leggerai la motivazione. Okay, la targa è questa, non so se è in... Sì. Ok, poi la pergamena, ora te la passo. Non credo si la legga targa, molto. Eccola qui, la targa la stiamo vedendo, perfetto. In primo piano, sportivo dell'anno 2023, metri zitta. E ora ti passo il testimone come in atletica, e poi Matt ci confermi, no? A febbraio verrà in studio a ritirare di persona la targa e la pergamena. Certo, con molto piacere Franco, io mi presenterò per la partita contro la Roma City il 4 febbraio e sicuramente verrò ad abbracciarvi tutti in studio. Allora, diamo insomma a Luca. Allora, do lettura. Lo sportivo dell'anno 2023, Matt Rizzetta, con una piazza delusa e amareggiata per l'epilogo della precedente gestione, ha saputo ridare entusiasmo e sorrisi ai tifosi rossoblù, riportando la squadra in Serie D.
ed ora dando vita ad un percorso ricco di soddisfazioni. Congratulazioni. Questa è la motivazione, come ho detto, molto riduttiva, ma sicuramente tutto quello che abbiamo detto non a corredo, diciamo. Non entrava nella pergamena, esatto. Insomma. Matt, sei d'accordo sulla motivazione che è in pergamena? Luca, grazie per avermi premiato con questo riconoscimento. Per me, per quanto fiero, per quanto orgoglioso io sono, e credetemi, sono molto orgoglioso di questa premiazione. E la cosa che mi dà più gioia è che secondo me i giorni più belli della storia del Campobasso sono ancora da scrivere, e questa è la cosa che mi dà una motivazione alle stelle quando mi sveglio ogni mattino. Ecco, Franco, Metta ha detto spesso: è solo l'inizio. Questa è una frase ricorrente, e poi ha ripetuto, ce lo confermerà, che lui vorrebbe essere il presidente più longevo e della vincente, e vincente sicuramente, ma Matt è molto modesto. E poi, da quello che ho capito, sono diversi anni che ci conosciamo con Matt, lui sì, diciamo, spesso ci dice qualcosina, ma dà più importanza ai fatti che alle parole. Questo è un pregio, non so se sei d'accordo. Lavora tanto e parla il giusto, direi. Non ama mettersi in mostra, no, perché è una persona molto riservata. Ma sì, soprattutto fa quello che dice. Esatto, sì. Esatto. Gli obiettivi fissati per il momento sono stati tutti quanti raggiunti, e non è poco per nulla. Poi è chiaro, un passo alla volta, perché lo dicevamo prima, il campionato è difficile, il Campobasso deve cercare di mantenere la prima posizione. È chiaro che il destino è nelle mani stesse del Campobasso, ovvero se le vince tutte ha vinto il campionato. È chiaro che è quasi impossibile farlo, però la struttura, l'organizzazione, il poter credere finalmente nei propri mezzi e scendere in campo con la consapevolezza di poter battere l'avversaria sono delle caratteristiche adesso precise della squadra, sì, che credo possano essere confermate anche in questo 2024, a partire da Monterotondo, che la prima dell'anno è sempre un po' particolare, perché si dopo viene la da pausa, due settimane di stop, si è fatto un piccolo richiamo di preparazione, giustamente per rimettere in linea anche i giocatori arrivati successivamente, sì. Quindi però sono tutti ragazzi seri ed uno staff serio, sì, e quindi sì, anche molto ottimisti. A partire dal vice di Pergolizzi, Giovanni Piccirilli, che sì, ha fatto la gavetta, quindi campobassano doc, tifoso del Campobasso, quindi meritava questa chance, un nome su tutti che ho voluto fare. E quindi continuare così e vincere subito a Monterotondo per dare un segnale e per poi proiettarsi alla doppia sfida casalinga contro Matese e intendi le due in casa? Esattamente, e Atletico Ascoli saranno, e poi ci sarà diciamo, due gare consecutive in casa, una trasferta impegnativa all'Aquila, quindi queste sono le quattro partite. Luca, io prima ho detto dimentico sicuramente qualcosa, prima di tornare un attimo da Matt, spero resti ancora qualche minuto collegato con noi. Ecco, allora, innanzitutto non è semplice gestire una società a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Poi, non è semplice fare calcio in un periodo particolare come questo, quindi cercare anche, insomma, partner che possano finanziare il progetto. E Matt ha fatto anche un'altra cosa molto importante. Ha dato un risalto internazionale a questa città, quindi come assessore del capoluogo, Luca, e a questo club. Ma innanzitutto vorrei dire, per collegarmi a quanto ha detto poc'anzi Franco, che è sempre per far capire perché è difficile perché è vero che adesso hai una maggiore sicurezza nei tuoi mezzi e quindi scendi in campo con la capacità e la consapevolezza, insomma, di potertela giocare, però è altrettanto vero che adesso ti aspettano di più. Nel senso che quando scendi in campo sei la prima da battere, sei la prima
insomma, da superare, per dimostrare qualcosa, fosse anche una squadra che nel campionato non ha nulla da chiedere, perché magari è squadra da mezza classifica, però questo è il campionato, insomma, un campionato agguerrito ed è ancora più agguerrito nei confronti delle squadre che eccellono, quindi Campobasso lo è stato la San Benedettese fino adesso. E l'importante, insomma, è il rigore, è una parola che mi piace moltissimo, perché disciplina e rigore sono aspetti importantissimi nello sport e ci può stare la caduta, però non deve succedere come è successo per esempio alla San Benedettese, che insomma dopo il risultato negativo con Campobasso pare che poi le cose siano andate di male in peggio, quindi l'importante è rimanere con i piedi per terra. Una sconfitta non ti fa perdere il campionato e una vittoria non te lo fa vincere. Questa è giusto una considerazione che è anche un po' retorica. Riguardo invece al suo merito, assolutamente sì, non è facile fare calcio e lo capisco benissimo quando ringrazia tutto l'entourage, tutti gli sponsor, gli amici che si sono uniti nel progetto, e sono ben lieto insomma del fatto che siano tutti di oltreoceano e molti siano di oltreoceano, e per questo si può anche ragionare, visto che è previsto nella convenzione, però si può già cominciare a ragionare magari per il 2024 anche ad iniziative importanti che coinvolgano questi soggetti per far sì che la città, insomma, viva anche di questi nostri, diciamo, sostenitori. Quindi direi di rilanciare rispetto a questa cosa, cioè non essere città che beneficia del loro contributo, bensì essere noi ospitali verso coloro che in qualche modo possono venire a conoscere meglio la nostra realtà e a stupirsi, insomma, di quanto possiamo essere ospitali, ma allo stesso tempo di quanto sia bello vedere il Campobasso in diretta, e non soltanto in diretta e dal vivo, piuttosto che magari in una diretta streaming. Matt. Sì, grazie Luca, condivido naturalmente tutto quello che tu dici. Allora, guarda, io so 4 anni ormai che faccio parte di questa piazza, quindi io la cosa che per me è più bella, che sin dall'inizio ho sempre creduto in questa piazza, in questo popolo, questa gente, la potenzialità di questa piazza. E poi, come tutte le cose nella vita, c'è sempre una caduta, e per questa piazza delle ricadute ce ne sono state tante, però la cosa più bella è sempre la rivincita, la rinascita, e questa è la cosa che durante l'estate 2022 mi ha motivato di rilevare la società, perché la storia di una rivincita, una rinascita per una piazza che ha questa potenzialità, questa fame, questa passione di calcio, e per me l'opportunità di essere al centro di questo progetto è stata una cosa, nonostante tutte le difficoltà, gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare, per me è la cosa più bella che esiste. Poi siamo solo all'inizio, solo nemmeno a metà strada, siamo direi a quarta strada, con tanta strada da fare, tanti obiettivi da raggiungere, ma la cosa che prometto sempre alla piazza è che lo faremo sempre con massima umiltà, serietà e anche la consapevolezza che sbaglieremo, e quando sbaglieremo impareremo sempre per il bene della piazza e miglioreremo in ottica futura. Matt, ti rubiamo ancora soltanto qualche minuto. Intanto tu prima citavi qualche, insomma, amico che ti sta dando una mano negli States. Io voglio ricordare anche che Matt è riuscito a far parlare del Campobasso anche in dei talk show americani molto seguiti. Mark Consuelo, che ha milioni di follower su Instagram, sui social in generale, quindi una pubblicità di Campobasso, del Molise, davvero ma poi un entusiasmo incredibile, un entusiasmo, ma lui riesce a coinvolgere la forza di Matt, e che riesce a coinvolgere. E poi io parlo con colleghi anche di fuori regione,
E la frase ricorrente che mi dicono è: Matt è una brava persona. Ecco, questo è, credo sia accaduto anche a te, Franco. Quindi, insomma, anche sotto questo aspetto possiamo, insomma, dire che si fa notare anche per questi commenti, no? Positivi. Matt, invece, volevo chiederti che idea, dopo alcuni anni, ti sei fatto del popolo molisano? No, per me, allora, innanzitutto, Franco, condivido tutto quello che hai detto tu. Hai citato Mark, che ormai Mark Consuelos non è più un nostro, un mio socio, ma invece un partner, un fratello, una persona con cui condividiamo quasi tutte le decisioni. Quindi sono molto, molto fortunato di aver trovato partner come lui. E ce ne sono tanti altri, non voglio mancare nulla, nessuno, perché non voglio avere una mancanza di rispetto dei confronti di nessuno, perché abbiamo un gruppo molto forte: Angelo Pastò, la famiglia Falbo, Gardner Eldner, Patrick Chauvin, e ce ne sono naturalmente Aldo Vincenzo. Abbiamo, se abbiamo uno dei stadi, mi sembra 10 stadi in Italia, di tutta l'Italia, con uno sponsor, è grazie ad Aldo, perché lui ha sposato questo progetto sin dall'inizio. C'è un orgoglio di essere molisano qui in America che va oltre il sangue, perché ci sono i molisani proprio, come Vincenzo, Aldo Vincenzo, come Angelo Pastò, come la famiglia Falbo, anche Gardner Eldner, ma abbiamo anche un gruppo come me che non hanno sangue molisano, però ormai ci sentiamo più molisani di tutti, e questa è una cosa che solamente il popolo molisano ti può dare. E mi sento molto fortunato di aver conosciuto, di aver trovato questo popolo durante un periodo della mia vita un po' particolare, perché c'era il Covid, c'era tanta amarezza, isolazione, tristezza nella vita, e poi il popolo molisano mi ha dato una fonte di orgoglio e di passione e di bellezza che solo loro sanno fare. Prima di tornare un attimo a Franco e a Luca, metto una curiosità: prendere in mano una società, fare il presidente di una squadra di calcio, ora in Serie D, con ambizioni molto forti, no Franco, lo possiamo dire, e soprattutto a tanti chilometri di distanza, è un impegno notevole. Hai condiviso questa scelta con la tua famiglia, con tua moglie? Credo tu abbia chiesto anche a loro un po' così un parere, perché loro ti supportano e spero non ti debbano sopportare, però, perché vedo che anche loro sono coinvolti, no? Anche la tua famiglia è coinvolta, ma lo vediamo anche con Nicola, con il fratello di Nicola Cirincione, insomma, loro sono bravi a coinvolgere. Quindi credo che tu ne avrai parlato molto in famiglia prima di prendere questa decisione. È una curiosità. Certo, Franco, senza dubbio, dietro ogni imprenditore c'è una famiglia dietro le quinte che gli dà la forza, la fiducia di andare avanti. Io mi conto non fortunato, ma fortunatissimo di avere una famiglia e anche un gruppo di amici che non sono secondi a nessuno, direi. Hai citato mia famiglia, moglie, figlie, miei suoceri, i miei genitori, erano tutti coinvolti in questa decisione, e non posso mai finire di ringraziarli per tutto quello che loro hanno dato a me, così per darmi la fiducia. Anche loro hanno fatto tanti sacrifici, perché naturalmente ad un livello economico non è poco quello che stiamo facendo, e potevamo investire in altri settori, su altre cose, quindi anche la mia famiglia ha rifiutato altri, direi, lussi, perché loro volevano vedermi felice con un sogno da realizzare, cioè di riportare il Campobasso dove merita, e per questo mi sento molto fortunato. E poi hai menzionato anche Nicola, che conosco per intorno a 20 anni ormai. Nicola è un bene che io ho
nella mia vita personale e anche nella mia vita imprenditoriale. Senza di lui noi non ci saremo, quindi ci tengo, nonostante ogni tanto io e lui c'è sempre qualcosa da discutere, da bisticciare, però abbiamo un amore infinito e condiviso per questo progetto, per questa piazza, e lui lavora costantemente solamente esclusivamente per il bene del progetto, della piazza e naturalmente del nostro gruppo. Franco, siamo quasi in conclusione di questa prima parte, poi premieremo l'atleta dell'anno. Intanto volevo ancora ringraziare Matt per essere stato con noi questo lungo collegamento da New York. Ha detto due cose importanti, Franco. Matt, rinunce anche della sua famiglia per questo progetto, e ha citato ovviamente la persona più vicina a lui, che è Nicola Cirincione. Io aggiungo un'altra cosa, che ovviamente lui parlava di grosso impegno finanziario, ma siccome insomma credo sia giusto anche dire questo, spero che Matt con la sua società abbia il giusto, insomma, tornaconto per questo investimento e per questo progetto. L'imprenditore, perché da imprenditore dobbiamo solo augurare anche questo, perché non è possibile che insomma un imprenditore tiri fuori solo i soldi, e alcuni campionati sono esclusivamente a perdere, lo diciamo. Quindi la gente parla, in generale è bello parlare con i quattrini degli altri, certo, però a perdere, la gente deve anche mettersi nei panni, e tutti i santi giorni o perlomeno tutte le domeniche la gente deve anche pensare a queste cose. Assolutamente sì, anche perché ricambiando magari con una grossa presenza anche allo stadio. Sì, che nel girone d'andata diciamo che c'è stata, anche perché ci sono state diverse partite che hanno richiamato tifosi, e quindi soprattutto nei mesi, su questo che ho detto, insomma. D'accordissimo, anche perché poi si investe con soldi propri, i rischi sono tutti suoi, quindi per far divertire. Matt non è un patron, Matt è il presidente. C'è una piccola, che non è tanto piccola, differenza rispetto a qualche gestione precedente. No, lui ci mette la faccia, ci mette i soldi, ci mette la firma, ci mette tutto, è chiaro. Quindi oneri e onori, certo. Per questo va supportato, oltre che ringraziato per tutto quello che... L'augurio migliore che posso fare è che magari fra un anno possiamo rivederci qui, e non dico la motivazione, giusto per scaramanzia. Intanto ci rivediamo, qui, spero a febbraio. Però. Qui e con le targhe, volevo dire. Sì, sì, che certo, poi ci dobbiamo rivedere, quello è sicuro. Luca, che dire, insomma? Ma io voglio dire, ho riflettuto molto a una cosa che ha detto Matt prima, a proposito della motivazione, il fatto che nel 2022 guardava lontano pensando a una rivincita, quindi ciò che veramente lo ha motivato è il fatto di arrivare a questo. E quindi cosa può muovere adesso, qual è la motivazione perché ti possa tenere incollato al progetto per un periodo così lungo? Io non lo so sinceramente, questa è una cosa che sicuramente Matt potrebbe dirci meglio, però se c'è un aspetto che secondo me può legare molto a questo progetto è che noi siamo un po' anche una città piccola, di una regione piccola, all'interno di un panorama calcistico nazionale che ovviamente è conosciuto in tutto il mondo, e il fatto di poter diciamo elevarsi e arrivare a un certo livello potrebbe essere una sorta di riscatto dei luoghi minori, dei luoghi un po' più... Non so se Luca, poi ce lo dirà Matt in conclusione di questo collegamento, se si può parlare ancora di underdogs. Assolutamente. No, esattamente, secondo me è un po' questo, secondo me potrebbe essere un po' questo quello che ha legato, da parte ovviamente di alcuni c'è il discorso anche, inutile a dire, il fatto di stare lontano, le origini, la malinconia, insomma altri sentimenti vari per cui ci si sente ancora legati e non si vuole recidere questo legame delle origini, però c'è anche quest'altra cosa secondo me, e se è forte come è forte in alcuni molisani, molti molisani che sono qui a fare il proprio meglio perché questa regione possa emergere, sicuramente è un progetto che durerà
per lunghissimo tempo. Matt. Luca, grazie. Io, guarda, per tornare a quello che stavamo dicendo prima, non siamo venuti qui per beneficenza, quindi siamo venuti qui per vincere sia sul campo che fuori dal campo, ma ci vorrà un'unione, direi, e un insieme di tante cose, e cioè una solidità e serietà societaria, un entusiasmo dalla piazza e naturalmente tante vittorie sul campo. Quindi io, il mio modesto modo, voglio dimostrare una capacità di andare avanti, di portare avanti questo progetto con serietà e con ambizione, ma anche con un pragmatismo che forse in passato mancava. E poi non voglio parlare sempre del passato, però se ci sono stati vari fallimenti in passato, forse un motivo era perché una programmazione, una solidità societaria non c'era. E quindi per noi questa è la cosa che posso garantire, che a prescindere dalla categoria della squadra sportiva e di tutti i risultati sportivi che vanno e vengono, noi porteremo avanti sempre una solidità societaria che questa piazza merita. E poi sono molto fiducioso che con questa mentalità porteremo avanti porteremo questa piazza, questa squadra in palcoscenici direi mai visti in passato. Questa è la mia promessa. Allora, che dire in conclusione? Penso che abbiamo detto tutto, sì, o quasi tutto. La promessa di rivederci qui nel prossimo mese di febbraio con Matt in presenza, no? Giusto, Matt? Certo, Franco, non vedo l'ora di presentarmi in studio, di abbracciare tutti voi che ci avete supportato sempre sin dall'inizio. Franco, tu, Luca, Franco De Santis, voi in primis avete sempre dimostrato un attaccamento al nostro gruppo anche in passato, quando c'era un altro chi non hanno creduto fortemente in noi, ma voi sempre avete dimostrato un supporto che io non lo dimenticherò mai. Allora, noi intanto facciamo i complimenti a Matt, perché Franco, come dicevo all'inizio, in chiusura di questa prima parte, è anche riduttivo quello che abbiamo scritto nella pergamena. Quindi facciamo i complimenti a Matt Rizzetta e gli auguriamo il meglio, ovviamente, a cominciare dal prossimo impegno a Monterotondo, domenica prossima, insomma, ore 14:30, c'è il giro di boa. Quindi ringrazio Matt, lo aspettiamo in studio, ringrazio Matt per questo lunghissimo collegamento. Un saluto Matt a tutti, un abbraccio, ci vediamo presto qui negli studi di Teleregione Canale 17. Franco, Luca, Franco, grazie a voi per la premiazione, non vedo l'ora di vedervi, di abbracciarvi di persona. È un breve messaggio alla tifoseria in chiusura: continueremo a sognare insieme. Per me questo progetto può avere veramente una potenzialità enorme, per me mai visto in passato, ma dobbiamo continuare a crederci, a supportarci, a presentarci, e dai, tutti insieme possiamo farcelo. Matt, un abbraccio, grazie. Un abbraccio a voi. Ci vediamo presto, grazie. Ciao Matt, buonasera, ciao. Ringraziamo Matt Rizzetta, presidente del Campobasso e sportivo dell'anno 2023. Io ringrazio te, Franco. Grazie a te, Franco. Di nuovo, grazie. Benvenuto nella famiglia di Teleregione. Grazie, molto gentile, grazie. Ringrazio l'assessore allo sport Luca Paetano. Ci rivediamo a febbraio quando Matt. Assolutamente sì, grazie per avermi dato questa opportunità, perché è stato un vero onore, insomma. Grazie, grazie a entrambi. Linea alla regia per il primo blocco pubblicitario. Ringrazio tra l'altro anche gli sponsor che si sono aggiunti per questa edizione speciale di Zona Sport. Pochi minuti, non andate via, tra poco premieremo l'atleta dell'anno. A tra poco.
Bene, ben trovati di nuovo dopo la pausa pubblicitaria, dopo aver premiato il presidente del Capobasso, Matt Rizzetta, come sportivo dell'anno. Vediamo la clip che riguarda l'atleta dell'anno. Benissimo, Alessio D'Agostino, atleta dell'anno 2023, subito gli ospiti di questa seconda parte. Ho il piacere di avere di nuovo qui in questi studi il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante. Grazie Presidente. Grazie a voi per l'invito. Grazie per essere qui. Alessio D'Agostino, atleta dell'anno. Grazie Alessio, grazie. Complimenti. Amelia Macioli, ti presento questa sera come consigliere nazionale della Federazione Italiana Nuoto. Buonasera a tutti, grazie. Allora, credo, Presidente, che è una bella soddisfazione, insomma, dare giusti riconoscimenti a giovani atleti molisani che davvero lo meritano. Beh, intanto bisogna dire che lo sport, a differenza di altre cose, di altri settori, vige il principio meritocratico, perché insomma devi raggiungere il risultato che è esatto, sottoposto alla verifica dei giudici, per cui sul fatto che siamo nei confronti del campione non c'è ombra di dubbio, e che questo ci pone nelle condizioni felici per questa volta di essere qui, anzi meglio delle altre regioni. Quindi il motto che fu coniato in occasione delle Olimpiadi, che il Molise esiste e mela forte, in questo caso il Molise esiste e dà le soddisfazioni, quindi io sono qui molto felice, testimoniano la presenza delle istituzioni ma anche la soddisfazione personale di vedere questi giovani atleti che si distinguono. E si distinguono per la loro capacità, ma si distinguono perché qualcuno ci ha creduto, in questo caso l'M2 e la famiglia Mascioli, sottolineo ancora una volta, hanno consentito a questi giovani di raggiungere questo traguardo. Quindi le istituzioni oggi raccolgono quello che è stato il sacrificio fatto dagli atleti con la perseveranza, con l'allenamento, perché fare nuoto è particolarmente impegnativo, perché non ci sono magari quelle gratificazioni che altri sport consentono, mi riferisco al gioco di squadra, insomma, dove c'è l'azione conclusiva, e invece nel nuoto non c'è un'azione conclusiva, ma ci sta la forza dell'atleta, la determinazione, l'allenamento, una serie di caratteristiche che sono, come dire, a lungo termine. Sì. E quindi i ragazzi che fanno nuoto sono davvero persone che poi alla fine, quando entreranno nel mondo del lavoro, magari delle professioni, hanno una caratteristica che li farà sicuramente emergere, perché appunto la determinazione che loro hanno e l'allenamento sono delle qualità che si porteranno per tutta la vita, così come, ancora una volta ribadisco, questo è un risultato che si raggiunge grazie a un impianto sportivo privato che è stato sostenuto sin dall'inizio dalla famiglia Mascioli, che addirittura vede non solo l'impegno economico ma anche quello professionale, perché ringrazio l'avvocato Mascioli, la quale ci mette di suo anche nella quotidianità, quindi grazie a loro stessi. La mia è una testimonianza di gratitudine nei confronti dell'atleta, ma anche appunto di tutti coloro i quali hanno consentito questo davvero soddisfacente risultato. Allora, intanto in questa seconda parte parleremo ovviamente di Alessio, parleremo anche un po' di sport in generale, abbiamo un po' di tempo. Prima di sentire il diretto interessato, Amelia, volevo dirti, a prescindere, prima il Presidente del Consiglio parlava di istituzioni, però devo dire che Quintino è sempre molto vicino al mondo dello sport. Sì, sì, infatti io dico sempre che quando ci preme il Presidente ci porta bene, quindi da qui al prossimo anche però lungo futuro. Però gli hai dato un po' una mi responsabilità auguro. Adesso, No, no, davvero, un piacere. Vabbè, chiaramente poi il Presidente conosce benissimo la nostra realtà, sa che cosa c'è dietro, sa quanto lavoro c'è, diciamo, già dalla fase di progettazione e poi chiaramente oggi che
l'M2 vive, diciamo, di una bella luce, che però è frutto, insomma, anche delle ombre, no? del passato, nel senso che siamo una società che ha investito tanto sia sulla struttura che chiaramente sulla formazione dei tecnici, e questo ci ha consentito di avere degli atleti che oggi, insomma, si distinguono a livello nazionale e internazionale, perché Alessio non solo è stato convocato nella Mediterranean Cup, ma è stato uno degli atleti che ha contribuito al successo della vittoria della squadra italiana, perché ha portato, insomma, una medaglia di bronzo in quella che è la sua gara preferita, preferita, Alessio. E per noi la nostra prima medaglia internazionale, una gioia infinita per Alessio, perché è un ragazzo che davvero coniuga perfettamente quello che il canone sportivo richiede, cioè lui ha un talento chiaramente di base che gli ha dato la natura, che però coltiva con tantissima disciplina. Nello sport il talento senza disciplina è niente. Nel nostro caso, come diceva il presidente del nuoto, non ci possiamo inventare un risultato, nel senso che non esiste poter vincere una partita perché hai avuto la fortuna di trovarti nel posto giusto al momento giusto. Nel nostro caso parla il cronometro, e il cronometro dice la verità. Come diceva il presidente, sì, la meritocrazia, cui, mai sì, come in questo settore vale. Sì, sì, sì. Per cui sicuramente tanto onore ad Alessio, e tanto onore però, devo dirlo, anche ai tecnici che lo seguono in maniera particolarmente minuziosa e attenta. L'investimento dell'M2 è senza dubbio quello di fare di tutto affinché i nostri atleti siano seguiti al 100% in maniera trasversale, non solo nel settore acquatico ma anche chiaramente in palestra, nella preparazione a secco, anche dal punto di vista dell'alimentazione. Cioè il nostro team di professionisti si lavora affinché i loro risultati possono essere frutto di varie componenti messe insieme. E poi, come dicevo, un importante investimento dal punto di vista della formazione, perché noi per anni ci siamo arricchiti del contributo di un tecnico importante che è Simone Palombi, che insomma ha portato a casa 2 medaglie alle Olimpiadi e che ha trasferito la sua esperienza ai nostri tecnici, e ne abbiamo fatto tesoro, perché poi anche questo, il fatto di imparare e trasformare. Il nuoto non è una scienza esatta, è uno sport che vive di esperienza, che è strettamente legata all'atleta con il quale abbiamo a che fare, per cui una cosa che magari ha funzionato con Alessio non ha funzionato, non funzionerà con un altro atleta, per cui c'è anche proprio uno studio, un'attenzione proprio dedicata ai ragazzi, dei tecnici, anche la mia, perché sono molto attenta a come stanno, se stanno bene innanzitutto, al di là dell'aspetto, insomma, strettamente legato al nuoto. Noi siamo una famiglia, siamo davvero una comunità, e anche il clima di cordialità, ecco, che si respira all'interno del gruppo, credo che sia un contributo importante per il risultato sportivo. Chiaramente nel caso di Alessio davvero siamo, insomma, davanti oggettivamente a un ragazzo che ha un talento e che ha sicuramente tanta strada da percorrere in questo senso. Cioè, gli dico sempre che se lui davvero vuole potrà sicuramente vivere di questo, e noi tanto chiaramente. Tanto poi mi dirai, anche da tecnico, anche tu, sì, mi dirai se sei d'accordo con la motivazione. Sì, come no, come no. Più tardi come no, il presidente poi consegnerà la targa ad Alessio e leggerà la motivazione. Alessio, io dico una cosa, che il difficile viene ora. Bravo. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Diciamo che durante il mio percorso fino a quest'età è stato per lo più, diciamo, semplice, ma chiaramente adesso, per quanto riguarda anche i rivali, diciamo che non sarà solo difficile per me, ma anche per gli altri. La cerchia comunque diventerà più stretta, e adesso si vedrà veramente chi ha voglia di rimanere in cima alla classifica. Io comunque, cioè, sono, diciamo, rimasto in un certo senso stupito del fatto di essere stato premiato come atleta dell'anno, anche perché sono molto giovane. Questo quindi significa che comunque i risultati che ho portato a casa sono comunque molto importanti. Allora, io dico una cosa intanto, e i fatti non mi possono smentire, che questo è un programma che parla di tutti gli sport e di tutte le discipline, e io ho sempre detto, Presidente, che odio il termine sport minori. Quindi non so se sei d'accordo. No, io non solo li odio, no. Odio il termine, li considero maggiori. Esatto. Perché quando il termine minore per me sta ad indicare una preferenza. L'ho fatto anche altre volte, chi mi ha visto partecipare alle iniziative sportive lo sa perfettamente, del resto io sono un politico di lungo corso.
Per un lungo periodo i cosiddetti sport maggiori sono stati considerati anche dal punto di vista dell'istituzione delle risorse in maniera assolutamente prioritaria. Non è il mio caso, perché io so esattamente quanto sacrificio ci sta dietro gli sport tra virgolette minori, che ripeto sono quelli da preferire, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista dello sforzo delle famiglie, sia dal punto di vista dell'investimento in termini di risorse finanziarie. E quindi io considero questi ragazzi davvero dei ragazzi che nella vita lo utilizzano come, come dire, palestra rispetto ai traguardi. Se io dovessi preferire qualcuno, ed infatti apprezzo molto che l'esercito, i carabinieri prendano questi ragazzi e li portino fino alla, diciamo, alla parte, nella seconda parte della vita. Così come ho apprezzato molto qualche giorno fa a Gravina, campione, tutti conosciamo, di origine di Campobasso, che è un pluripremiato nella storia della pallavolo, credo che nessuno abbia raggiunto quei traguardi. Certo. Ho molto apprezzato il suo intervento, perché ha fatto una distinzione fondamentale tra vincitori e vincenti. Ha detto il vincitore è quello che vince una gara per una serie di motivazioni. Essere vincenti è tutta un'altra cosa. Allora, sì, è vero. I ragazzi negli sport minori sono i vincenti, perché si devono allenare con quotidianità, l'ho detto all'inizio del mio intervento. Guardate che affrontare la piscina e le mattonelle e l'acqua sotto e sopra ci vuole una, cioè una testa. Insomma, voglio dire, così come ci vuole nell'atletica, così come ci vuole. Altra cosa sono gli sport di gruppo, soprattutto quelli che sono pluriattenzionati per le trasmissioni, le risorse finanziarie, l'attenzione che i media riservano, esatto, a un campione del calcio. Esatto. Qua siamo nei confronti di un campione incontrovertibile questo, perché non si raggiungono i risultati che ha raggiunto Alessio se non si ha. Poi naturalmente dovrà metterci di suo, dovrà, certo, continuare, e mi è molto piaciuto quello che ha detto adesso. Sono consapevole che ho raggiunto un determinato risultato vincendo, adesso lui dovrà diventare, come diceva Gravina, come mi ha spiegato molto bene, un vincitore, che è tutto un altro capitolo. Sono d'accordo anche sulle frasi, su quello che ha detto Gravina, che ha portato tra l'altro tramite la pallavolo, il volley, anche il Molise a certi livelli, anche, diciamo, di conoscenza di questa piccola realtà. Ma comunque, Amelia, sai perché lui forse ha detto così? Perché parlo con tanti ragazzi, chi fa il calcio è più propenso a credere che magari sia di più sotto i riflettori. Sì, e quello che diceva il presidente è vero, sport minori, maggiori, perché nelle altre discipline non solo questi ragazzi fanno tanti sacrifici, ma non hanno l'attenzione dei media, e soprattutto a certi livelli, cosa, diciamo, importante secondo me da rimarcare, non ci sono quei guadagni stratosferici, sì, esatto, che toccano il mondo del calcio, come diceva giustamente Quintino Pallante, anche legati ai diritti televisivi e a tanti altri, insomma, aspetti, non so se sei d'accordo. Sì, sì, assolutamente sì, anche sotto questo punto di vista. Devo però dire che qualcosa sta cambiando, nel senso che almeno per quanto riguarda il nostro mondo federale sicuramente ci sono dei riconoscimenti importanti che magari fino a qualche anno fa non venivano elargiti anche da parte proprio delle federazioni nazionali. Certo, a paragone siamo ancora anni luce lontani rispetto a quello che accade appunto negli sport più blasonati, però sicuramente qualcosa sta cambiando, si sta innescando un motore di cambiamento, e questo chiaramente in favore dei ragazzi, perché davvero i sacrifici che fanno sono incommensurabili. Oggi è l'aspettativa più rosea che ha un atleta come Alessio, con le sue caratteristiche, è quella di entrare in un gruppo sportivo e di poter vivere di questo attraverso il gruppo sportivo, perché chiaramente quello andrebbe a sostenere l'attività, la vita proprio da atleta. Però devo dire che crescendo, insomma, ecco, come diceva Alessio, se si riesce a rimanere alti in classifica e se si riescono a conquistare le medaglie giuste, sicuramente arrivano dei riconoscimenti che potrebbero fare, insomma, la differenza. Speriamo che questa ruota continui, ecco, in questa direzione. Nell'ultima intervista che ho fatto ad Alessio, che si riferiva all'ultimo evento che si è svolto, sì, al centro sportivo, sì, M2, se non sbaglio, 12ª edizione, sì, giusto? Sì. Ho ancora un po' di memoria valida. Ti è piaciuta, Amelia, quando lui ha detto mi sono a casa adesso a gareggiare, sì, perché la sente come casa, la struttura dove
E ovviamente è citata anche la struttura nella motivazione. Questa cosa è bella, è un po' ritorna con quello che ti dicevo prima, che c'è un clima davvero familiare e il fatto che loro vivano in B2 come se fosse la loro casa lo dimostra. Tant'è vero che adesso stiamo organizzando la 13ª edizione invece del meeting M2 che faremo a fine febbraio. E aveva avuto come idea quella di non far concorrere gli esordienti, ma dedicare insomma questo evento soltanto alle categorie dei grandi, e c'è stata una sommossa degli esordienti contro questa idea paventata, perché non mi posso permettere di non farli gareggiare a casa. Per cui, per dire che c'è anche sotto questo punto di vista, no? Anche a livello di scelte, è una condivisione allargata, per cui questo vuol dire che, ecco, al di là insomma dell'aspetto sportivo, atletico, c'è una base di valori importante, che è quella che poi vogliamo trasferire anche Andrea Magri, che è stato il primo atleta, diciamo, che ha iniziato a illuminare M2 con la prima medaglia, perché lui ha vinto il titolo italiano nel 2020, sì. E poi da lì Alessandro e poi Alessio, sono 6 anni insomma che riusciamo a portare a casa medaglie a livello nazionale e con Alessio internazionale. Dicevo, Andrea, che adesso vive a Roma, studia alla LUISS, continua a nuotare con un'altra società chiaramente perché vive lì, ma mi dice sempre, nei pochi momenti che ha a disposizione del tempo libero e torna in Molise, torna a Campobasso, voglio nuotare a casa mia. È bello perché vuol dire insomma che al di là, come dicevo, del momento sportivo, siamo riusciti a trasferire qualcos'altro che poi resterà nel cuore, insomma, indipendentemente poi dai percorsi che faranno. Sono tutti ragazzi molto giovani che in prospettiva futura mi auguro possano rimanere, però ecco, qualora dovessero andare via, sanno che qualora vorranno tornare l'M2 sarà sempre la loro casa. Che poi per arrivare a certi livelli in giovanissima età occorre avere prima di altri magari una maturità non solo sportiva, sì, sì, ma anche mentale, no? Ma infatti questa è una caratteristica che contraddistingue i veri campioni. Esatto. E che mi sento di dire Alessio rappresenta in pieno, perché ha una focalizzazione proprio mentale importante. Voglio dire, un ragazzo di 15 anni, 16 anni, no, inizia anche, come è giusto che sia, ad avere una serie di distrazioni, no? E il fatto di scegliere di andare ad allenarsi, svegliarsi alle 6 la mattina prima di andare a scuola per allenarsi e poi tornare nuovamente alle 2 per il secondo allenamento e poi la sera per l'allenamento in palestra anziché andare a ballare per il corso, eccetera, insomma, credo che in sé spieghi che spessore morale, etico c'è dietro, ecco, questo stile di vita. Certo, prima di tornare al Presidente del Consiglio regionale, Alessio, faccio anche a te la domanda che ho fatto a Matt Rizzetta nella prima parte, sportivo dell'anno. Allora, non parlo solo di questo 2023, anche se il premio si riferisce al 2023. In generale, da quando hai iniziato la tua attività natatoria, qual è stato il momento più critico? Se hai pensato a un certo punto anche di mollare, insomma, il momento più difficile e forse scontato il momento durante il quale hai avuto maggiori soddisfazioni? Momenti critici, diciamo, non ne ho avuti di così drastici. Ci sono stati alcuni periodi in cui magari ho pensato basta, non ce la faccio più, però comunque con l'aiuto di persone che mi hanno comunque parlato, come per esempio Raffaele. Speriamo che possa raggiungerci prima della fine di questa seconda parte. Soprattutto, diciamo, Raffaele, che mi parlava, comunque diciamo che lui, mi fido molto di lui, ha molta influenza su di me e sono contento anche di questa cosa perché penso i suoi ragionamenti siano sempre in un certo senso i più corretti. Quindi, diciamo, periodi critici ci sono stati, posso dire ci sono stati, ma diciamo non così di rilievo. Mentre periodi, diciamo, soddisfacenti della mia carriera, diciamo, spero possano arrivare anche di più grandi, però comunque io sono un ragazzo comunque che tende a mantenere comunque un certo comportamento, non mi piace magari esporre i miei successi, sono molto, mi tengo molto dentro le cose, quindi non mi piace molto. Sei maturato esprimere rispetto alla prima volta che sei venuto in trasmissione. Stavo pensando la stessa cosa. L'ho notato perché lui era, vabbè, eravamo diversamente posizionati come scenografia, però ho notato già, cosa. Si parla non di anni, ma sì, insomma, sì.
ho notato già un miglioramento per quanto riguarda la sua maturità, no? Sì, sì. No, ma lui è veramente un ragazzo modello. Ora sembra una sviolinata, però vabbè, sono cose che io gli dico sempre, perché a volte gli dico pure, va bene la modestia, però nel tuo caso... Non cioè, esagerare. Esatto. Ma poi è carattere, è proprio, però, sì, eh? Sì, sì, dipende anche dal carattere. Credo che della sia persona. Anche la sua grandissima virtù, perché il fatto di non ostentare, piuttosto di imbarazzarsi quando si parla di lui, è un valore aggiunto. A mio avviso, al tempo stesso però gli dico, credici anche tu, quando, soprattutto quando parli con te stesso, perché poi no, a livello di autostima è importante avere una ricarica interiore, perché certo sicuramente Raffaele è una persona che lo affianca costantemente, con la quale appunto ha un rapporto di trasparenza assoluta, però non ci dobbiamo mai dimenticare che soprattutto con gli atleti molto giovani la motivazione è sempre interiore, non possiamo mai trasferire dall'esterno quello che vorremmo che un atleta facesse. E il fatto che lui è sempre molto radicato con i piedi per terra, conosce perfettamente i suoi avversari, sa perfettamente quello che deve fare e quanto deve lavorare, sicuramente è qualcosa che gli facilita il lavoro al tempo stesso, però ecco, se avessimo un po' più di consapevolezza adesso sarebbe un motivo di ricarica un po' più facile, però insomma lui nella sua riservatezza sa bene quello che deve fare e dove deve andare. Allora, intanto in questo salotto sportivo non può mancare anche un momento di insomma di battute, no? Quindi infatti non sapevo, stavi aspettando, non sapevo che Raffaele, oltre a tecnico, fosse anche influencer, perché lui ha detto che insomma ha una grande influenza su di lui, che poi parlare di influenza in questo periodo è pure rischioso, esatto, caro bene. Alessio. Prima dell'ultimo blocco pubblicitario e poi il Presidente del Consiglio consegnerà la targa, poi staremo ancora un po', spero, insomma, rimanete ancora un po' con me qui. Presidente, prima parlavamo a microfono spento, no, di alcuni problemi che questa piccola regione ha anche legati al fatto dello spopolamento e che spesso i giovani non nascono, i bambini non nascono più. Questo accresce, secondo me, ancora di più, chiedo scusa per il gioco di parole, il risultato di Alessio, perché non siamo in tanti qui e non ci sono tanti ragazzi, quindi potersi distinguere con grandi risultati come Alessio a livello nazionale e magari speriamo anche in futuro, anche in internazionale, speriamo anche in futuro, è ancora un pregio maggiore, no? Ma io intanto voglio ancora complimentarmi anch'io, perché l'ho detto all'inizio con la consapevolezza per alcune frequentazioni dirette, ma poi parlando ancora con lui non posso non apprezzare con quanta diciamo discrezione sì. Ci ha trasferito quello che è il suo stile di vita, cioè, in poche parole ci ha fatto capire lui è un campione, lo è, perché lo ribadisco, cioè, qua non si raggiunge il merito se non attraverso la competizione diretta e con il cronometro. I ragazzi che si alzano alle 6 della mattina, poi vanno a scuola, io sono sicuro che otterrà anche dei risultati dal punto di vista scolastico, perché un ragazzo che è pronto a allenarsi 3 volte al giorno vuol dire che ha anche le energie residue e la determinazione per raggiungere risultati scolastici. E quindi, tornando alla domanda, oggi siamo diventati pochi, quando abbiamo eccellenze di questo tipo dobbiamo, come dire, fare di tutto perché possano continuare non solo nel mondo dello sport ma anche nelle attività lavorative, nelle cosiddette gratificazioni tipo professionale. Quindi il nostro impegno deve essere ancora maggiore proprio perché quando abbiamo queste eccellenze dobbiamo preservare dai fattori che invece indeboliscono la nostra regione. Poco fa, a microfoni spenti, ho detto nel 1961, quando nascevo io, a Frosinone nascevano 150 ragazzi e c'erano 4 sezioni della scuola media. Adesso per comporre una sezione della scuola media concorrono 6 comuni, Madonna. Quindi è una disfatta da questo punto di vista. Nella disfatta però abbiamo la possibilità di formare dei campioni, cosa che la mia generazione non l'ha avuto, perché allora era inimmaginabile che un ragazzo potesse dedicarsi e avere un supporto professionale nello sport, perché il massimo che ci era consentito era giocare a pallone nella piazza, questo era poi invece nostro. Capiamo che nella nostra regione ci sono davvero i campioni.
lui lo è, deve avere tutto il supporto, ringrazio ancora chi, dall'allenatore ad Amelia Mascioli, alla struttura, però li dobbiamo preservare perché un ragazzo che fa tutto questo non può arrivare al termine del percorso scolastico anche sportivo, perché ai noi sì. La carriera sportiva non dura in eterno, ecco, insomma, al termine di questa carriera meravigliosa come quella che sta facendo, di cui ci apprestiamo a premiare, devono trovare, e questo è il nostro impegno nella nostra regione, una possibilità lavorativa e delle gratificazioni, perché un ragazzo che fa questo non può poi avere delle difficoltà per rimanere qua. Certo, allora, linea alla regia per l'ultimo blocco pubblicitario, subito dopo premiamo Alessio D'Agostino, anzi premierà il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante Alessio D'Agostino. Bene, dopo l'ultima pausa pubblicitaria, seconda parte ancora, ultima parte della seconda parte di Zona Sport, puntata speciale dedicata alle premiazioni. Vi ricordo che giovedì prossimo, 11 gennaio, daremo altri 4 premi e riconoscimenti, premio alla carriera, squadra dell'anno, futura promessa e atleta emergente. Allora, consegno, mi alzo un attimo, al Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, la targa, e poi il Presidente leggerà anche la pergamena. Allora, vediamo se... Non vorrei aprire dalla parte sbagliata. Eccola qui. La nostra regia si inquadra la targa di Alessio. Allora, Alessio, questo è un premio che ti viene dato per obiettivi risultati, ma nessuno sa che sono 10 anni, questo lo dico io, 10 anni che ti alleni, quindi è bene che i ragazzi sanno che per raggiungere questi risultati c'è stato davvero davvero tanto sacrificio. Complimenti. Grazie. E questo, Presidente, vediamo se Amelia è d'accordo, so che lei è molto critica, sulla motivazione. Atleta dell'anno 2023, Alessio D'Agostino. La sua medaglia sui 100 dorso in Coppa... Comen e l'essere in pianta stabile nella nazionale giovanile di nuoto sono il segnale del suo talento, costruito con abnegazione e sacrificio insieme ai tecnici dell'Accademia del Nuoto M2. Io direi ben meritati, davvero ben meritati. Beh. Complimenti a voi. Anche che l'avete complimenti invito. A lui soprattutto. E ancora grazie. Alla struttura e ai tecnici. Io mi risiedo. Ecco. Allora. Grazie. Abbiamo ancora un po' di tempo. Amelia, sei d'accordo sulla motivazione che ha letto il Presidente? Insomma? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. No, mi sbalordisce la compostezza di Alessio, come al solito. Che dice Alessio? Sì, sono stato fatto. Sei contento? Dai, pensiamo al prossimo obiettivo, giusto? Sì, pensiamo al dopo. Come costruirete, insomma... questo 2024, Amelia, a livello di programmazione, di allenamenti? Sì, allora lui adesso, abbiamo un obiettivo importante, ti va di dirlo? No. Dico io. Lui è scaramantico, è scaramantico. Che è il campionato assoluto che c'è a marzo, ed è un appuntamento importante perché chiaramente l'obiettivo è quello di centrare il tempo per l'Euro Junior e di poter vivere l'esperienza al campionato europeo giovanile. Successivamente, subito dopo, ad aprile, i criteri, e anche lì insomma cerchiamo di portare a casa un risultato. E, ecco, dal punto di vista della programmazione, se ci fosse stato Raffaele sarebbe stato più dettagliato di me, però sicuramente non è facile perché ha 2 appuntamenti importanti a distanza di poco tempo, per cui è arrivato Raffaele. Per cui sicuramente potrà gestire un po' le tempistiche in maniera un po' più articolata rispetto a come ce l'avevamo programmato. Non a caso adesso c'è un'inversione di rotta nei tuoi piani di allenamento, però insomma diciamo che gli obiettivi sono questi, la centrare il tempo per l'Euro Junior e poi i criteri. Ho sbagliato? Ho detto bene? Ok. Alessio, Presidente, Alessio è di pochissime parole. Sì, come tutti i campioni. Forse perché, facendo un'altra battuta da ragazzo, forse gli dicevano Alessio, acqua in bocca. Ma tra l'altro noi ci abbiamo anche, cioè siamo scaramantici entrambi. Ma lo sono tutti gli sportivi. Perché quando lui ha vinto la sua prima medaglia ai campionati italiani, Criteria, io non c'ero a Riccione. E siccome questa cosa ha portato bene,
io da quel momento in poi non sono mai andata a vederlo dal vivo durante le gare, perché nonostante il desiderio di andarci, quindi, ho pensato mai sia vado. Proseguirai in questa cosa. E quindi purtroppo sì, dico purtroppo perché mi piacerebbe vederlo dal vivo, invece lo vedo sempre dietro un monitor. No, però. Io conosco bene i riti scaramantici nel mondo dello sport. Infatti da quando sto andando a diventato assiduo frequentatore delle partite di pallacanestro, siccome la squadra sempre ci siamo visti anche domenica, allora mi chiama sempre alla Magnol, dalla Magnol, devi venire, spero di riuscire a mantenere insomma questa, però i riti scaramantici esistono, funzionano, sì, anche se diciamo dire questa è una cosa insomma che noi diciamo sì, a livello di battute sì, si vince perché è bravo lui, No. Però loro sono legati a certi rituali, in tutti gli sport, questi rituali più che riti scaramantici, sì, rituali, ma... che non vogliono, non, una volta che si è stabilito che insomma che una determinata cosa ha portato fortuna, nessuno la vuole interrompere nel dubbio, esatto. Anche se poi il risultato si raggiunge evidentemente per, soprattutto perché Alessio ha ancora una volta dimostrato quanto sia suo frutto esclusivamente della farina del suo sacco, perché si vince, dicevo, con 10 anni di allenamento, sono 10 anni di allenamento. Più della sono metà. 10 anni di allenamento. Più della metà della sua età, no? 2/3 della sua vita sono stati passati nell'allenamento. Esatto. Quindi questo fa capire che i ragazzi che nei cosiddetti sport minori a che livello stanno di partecipazione. E con questa partecipazione, la partecipazione dell'intera famiglia, e con questa partecipazione della famiglia, gli investimenti a cui si faceva riferimento. Non lo diciamo da quanti anni, ma Amelia, perché nel caso delle signore se non si possono contare gli anni, ma se ci sono stati 10 anni da parte di Alessio, ci sono stati un periodo anche maggiore da parte della famiglia Mascioli. Sì, intanto volevo ringraziare mia figlia Sabrina, fai i Presutti di cognome, giusto? Per le foto, poi giovedì prossimo ci sarà un vero fotografo, Maurizio Silla, che ringraziamo per gli altri 4 premi che daremo, e vediamo se prima di staccare insomma questa seconda parte riusciamo a far sedere anche Raffaele Rampino, il nuovo influencer del Molise. Allora, ci ha raggiunto anche l'influencer, no stiamo scherzando, il tecnico responsabile del settore nuoto del centro sportivo M2, Raffaele Rampino. Grazie Raffaele, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Che dire allora di questo riconoscimento meritatissimo che abbiamo insomma voluto dare questa sera ad Alessio. Vabbè, è meritato. Abbiamo visto, c'eri anche tu nella clip, dopo insomma non eri presente. Sì, Alessio chiaramente merita tutto, io ho già speso parole insomma di stima per quanto riguarda l'Alessio uomo, quello che sta diventando chiaramente uomo, per la sua umiltà e la sua dedizione chiaramente all'allenamento, il suo attaccamento all'attività sportiva che svolge, e anche alla sua famiglia chiaramente, che fa parte del continuum che abbraccia veramente tutti, dall'allenatore, dalla società, la famiglia e l'atleta, e se l'anello chiaramente non si chiude, il progetto sportivo non può essere realizzato, per cui sono contento, lo merita tutto, e speriamo chiaramente che questa cosa continui, e spero di mantenere alto lo standard. Faccio l'avvocato del diavolo, quante volte ti ha fatto arrabbiare e quante volte l'hai dovuto bacchettare? Arrabbiare no, quasi mai, perché è un ragazzo che ascolta molto, e penso che questo sia fondamentale, e che ci deve essere un rapporto di fiducia reciproca per quanto riguarda l'atleta nei confronti dell'allenatore, nel fidarsi in quello che l'allenatore gli propone, sia all'interno delle sedute di allenamento, ma anche come consigli sulla modalità comportamentale all'esterno dell'acqua. E c'è molta affinità anche da un punto di vista comportamentale, ripeto, a me piace molto insomma, perché si addice molto a quelle che sono le caratteristiche secondo me vincenti per un atleta. Ci confermi che lui è molto scaramantico, Raffaele, perché nell'intervista ultima alla 12ª edizione del Memorial mi ha detto: io per scaramanzia non voglio dirti nulla sui prossimi, sì, sui prossimi appuntamenti. È chiaro, sì, la scaramanzia fa parte un po' dello sport in sé, però nel nuoto soprattutto penso che ci sia molto poco di scaramantico, purtroppo. Anche in questo il nuoto è molto crudo e duro,
insomma, il lavoro la maggior parte delle volte paga, la fortuna può accompagnare, ma, no, ma non sempre. L'ha detto anche il Presidente del Consiglio prima, no? Qui si parla di meritocrazia allo stato puro. Sì, sì, assolutamente sì. E il Presidente del Consiglio, diciamo che è il nostro portafortuna, infatti, perché ogni volta che abbiamo la prima azione di Alessio, sì, ci troviamo chiaramente nelle stesse sedi. In maniera, e vogliamo continuare a trovarci in futuro. In maniera fortuita, e quindi, no, ben venga, insomma. Poi vedrai anche la motivazione sulla pergamena. Volevo chiedere, abbiamo ancora qualche minuto, Presidente, volevo chiedere al Presidente Quintino Pallante, è anche giusto secondo me rimarcare questo, Quintino, prima parlavi della struttura e della famiglia Macioli, no? Che io conosco e insomma da tanti anni anche Sergio e Paola, il periodo più critico, quello del Covid, ha colpito un po' tutti. E ha colpito tante attività sportive, il nuoto in particolare. Il nuoto in particolare. Lo so bene, noi per quanto possibile abbiamo, e questo lo sa bene, insomma, cioè, fatto dei provvedimenti ad hoc, non sufficienti naturalmente rispetto a quelle che erano le necessità, ma insomma abbiamo avuto la capacità di individuare con molta precisione che tra i vulnus nel mondo dello sport, quello della piscina è stato sicuramente il mondo del nuoto in generale. Uno di quelli più bersagliati, insomma, più esposti, e noi abbiamo fatto dei provvedimenti ad hoc. Però devo ancora una volta ringraziare l'intera famiglia, perché siamo nei confronti di un investimento con fondi interamente privati, che insomma è un unicum, e soprattutto si parla di una struttura che ci rende orgogliosa. Quando io ho avuto modo di partecipare più volte a manifestazioni sportive, ho ascoltato naturalmente come mia abitudine, anche quello che dicevano gli altri atleti, gli altri genitori, le altre famiglie, insomma, difficilmente si trovano delle strutture così ben realizzate e così ben tenute. Poi l'impegno nel mondo dello sport ha portato questi frutti, quindi ci sono tutti i meriti che vanno elencati ogni volta, a costo di essere ripetitivo, ma non mi posso sottrarre perché obiettivamente è così. Mi aggancio, giusto apro una veloce parentesi, mi aggancio al fatto della famiglia Macioli, spesso con Sergio ne ho parlato, quella che ora viene chiamata la Molisana Arena, no? La struttura di Selvapiana è stata costruita, il palazzetto lì dello sport è stato costruito proprio dall'impresa Macioli, quindi, quindi questo è un ulteriore, avvalora. Questo rafforza quello che ho detto io, perché i risultati nel mondo dello sport si raggiungono con l'allenamento, nelle iniziative private si raggiungono con la capacità, quindi chi è riuscito a raggiungere questi risultati è evidente che ha delle capacità, altrimenti i risultati non si raggiungono. Poi magari serve anche mantenerle nel tempo, però le capacità sono altrettanto necessarie, così come nel mondo dello sport, nel mondo del nuoto sono necessari gli allenamenti e sono necessari. Lui è il prototipo di quelli che sono gli atleti nel mondo del nuoto e in generale, ripeto, negli altri sport. Se uno non è così non raggiunge risultati, cosa che invece in altri sport si riesce a raggiungere, anche perché quando adesso mi faccio dei nemici, però insomma voglio dire prima o poi sono così. È la verità. Negli sport di gruppo magari uno entra in campo anche se non è dire, al massimo della forma per una serie di considerazioni che fa l'allenatore, che fa come dire, la platea, che richiede insomma, il salvatore, no? Quello che viene considerato il marcatore per eccellenza, quello che riesce a contemperare non solo il risultato sportivo ma anche quella che è, come dire, la considerazione che gli altri hanno, costruisce l'immagine di se stesso perché magari ha degli sponsor tra virgolette più accreditati. Ma nei confronti del nuoto questo non esiste, l'abbiamo detto all'inizio e lo ribadiamo al termine della conclusione, lì ci sta il cronometro e la vasca, è quello che tocca una frazione di secondo rispetto a te che sta nella corsia a fianco, magari due corsie di lato, quindi non si può inventare nulla. Quindi quando siamo nei confronti di questi ragazzi, chapeau, tanto di cappello devono avere, lo voglio ribadire ancora una volta perché prima mi rendo conto di non essermi espresso al meglio. Noi dobbiamo fare qualcosa per loro, perché loro ci danno le soddisfazioni e fanno il massimo di quello del loro potenziale.
al termine della carriera sportiva questi ragazzi devono avere le strade spianate per continuare a fare quello che hanno saputo fare. E questo è il compito delle istituzioni e anche delle federazioni sportive, e ribadisco, sono molto soddisfatto che lo Stato attraverso le federazioni sportive riesca a dare a una parte degli atleti la soddisfazione. Ma non tutti sono campioni, non per questo quelli che non hanno raggiunto un risultato così, come dire, di prestigio devono essere, perché anche loro hanno fatto il massimo e anche per loro noi dobbiamo fare il massimo, certo. Così come volevi. Esatto, esatto, questo è importantissimo. Infatti l'essere atleta non è solo appannaggio di chi vince, ma l'essere atleta è avere un comportamento da atleta nel tempo, cosa che non è semplice. I ragazzi che frequentano chiaramente la struttura e frequentano il nuoto, parlo del nuoto, non mi permetto di dire, vengono 6 volte a settimana, la domenica la maggior parte delle volte sono impegnati, quindi sono impegnate anche le famiglie, e chiaramente alcune volte vengono anche la mattina, per cui l'impegno è notevole e il comportamento dell'atleta è quel mantenimento di quello stile di vita nel tempo, certo. Non solo di Alessio che magari in questo periodo storico sta vincendo e sta andando forte, ma è anche di chi magari finora non ha vinto nulla ma ha mantenuto chiaramente un atteggiamento e un comportamento d'atleta. E siamo purtroppo ancora, anche se finalmente in Italia si vede qualcosa di importante come l'articolo 33 della Costituzione, ne abbiamo parlato, che vada verso lo sport, verso il professionismo sportivo, anche nel riconoscimento delle figure, per chi decide di investire la propria vita e il proprio lavoro in questa professione. Certo. Allora, io intanto farei un giro conclusivo, cominciando proprio da te, Raffaele. Intanto ringrazio tutti voi, sì, per essere qui con me questa sera. Che dire, Raffaele, allora? È stato meno tempo, insomma. Sì, sì, purtroppo. Però ti rifarai, perché sai, spesso. Da buon allenatore corro da tutte le parti, faccio da sempre di corsa anch'io. E cerco che di considerazione riuscire finale possiamo fare, dai, magari anche che sia di buon auspicio per il futuro. Anche gli obiettivi, chiaramente abbiamo degli obiettivi importanti quest'anno, da speriamo di raggiungerli, di riuscire a ottemperare quelli che sono, insomma, i nostri obiettivi che ci siamo prefissati. E siamo all'inizio di un percorso abbastanza importante ed impegnativo, e quindi incrociamo le dita e a testa dritta andiamo avanti. Buon lavoro e complimenti per quello che fai. Grazie, grazie Francesco. Amelia, che dire? Ne parlavamo l'altra sera con Raffaele, no? Quando si chiude un anno è un po' ridondante il discorso di fare il bilancio su quello che è stato e su quello che ci si aspetta. Sicuramente dal punto di vista sportivo il 2023 è stato un anno importante sotto tutti i punti di vista, per M2 è sicuramente una parentesi strafondamentale legata al nuoto, ma anche per tante iniziative di cui si compone M2 che l'anno scorso ci hanno consentito davvero di fare la differenza. Penso al nostro programma, al Body Revolution Program, quindi penso a quanto abbiamo fatto col discorso sull'estetica, a quanto abbiamo fatto sul fitness, abbiamo innovato tutto il comparto delle macchine tecno, gym, e quindi un ulteriore nuovo investimento per consentire. Sì, perché lo ricordiamo, non solo esatto, nuoto, non esatto, solo nuoto. Per cui sicuramente ci ha dato tantissimo. Se guardo diciamo, la sorgente di questo risultato è senza dubbio la nostra abnegazione totale nel lavoro, e quindi il desiderio è di continuare a fare quello che sappiamo fare, cioè crederci, metterci tutto quello che abbiamo, il nostro impegno, la nostra dedizione, i nostri sacrifici, accettare anche a volte riconoscere dove abbiamo sbagliato e fare però di quell'errore tesoro e risorsa per fare meglio. Io esatto, mi auguro solo questo, di poter continuare a fare quello che appassiona e rende speciali le nostre vite, attraverso i ragazzi, attraverso lo staff, attraverso i tecnici. L'M2 ha una cabina di regia sicuramente, ma ha un cuore che è composto appunto da tutti quanti i tecnici, di tutti quanti i settori, dagli amministrativi, da tutte le figure che compongono questa community, senza la quale non potremmo affermarci per come stiamo facendo. Quindi mi auguro di continuare esattamente dove, di continuare appunto esattamente dove abbiamo lasciato, e magari portare a casa qualcosa in più che sarà sicuramente frutto di quel pizzico di lavoro in più. Bene, in bocca al lupo Amelia, buon lavoro. Alessio, prima di chiudere con il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante,
abbiamo parlato di te come atleta del nuoto, ma anche come studente, no? Come vedi il tuo futuro in generale, non solo 2024, ma un po' il tuo futuro, come vedi, come prevedi che sarà il futuro di Alessio D'Agostino? Vabbè, io ho già detto molte volte che comunque, nonostante il nuoto adesso stia caratterizzando la maggior parte di quello che è la mia vita adesso, comunque io ho sempre intenzione di continuare gli studi per un percorso futuro, perché comunque, come già detto, prima o poi la carriera natatoria finirà e la carriera comunque sportiva finirà, e quindi l'unica strada che mi consente a lungo andare di poter vivere chiaramente è lo studio, e comunque continuare magari università, scuola. E vabbè, volevo fare un ringraziamento a tutti quanti, a me, a Raffaele, la mia famiglia e la mia squadra, che comunque c'è sempre. Bene, e al di là diciamo di quello che accadrà negli anni a venire, per il 2024 ti auguro grandi successi dal punto di vista sportivo e personale, quindi in bocca al lupo Raffaele. E in bocca al lupo Alessio, stavo pensando a lui come tecnico. Lascio la chiusura al presidente del Consiglio regionale. Allora, una breve considerazione. Raffaele è una punta di diamante nello sport. Noi abbiamo bisogno di questi punti di riferimento. Alessio? Sì. Ha detto Raffaele. Mi hai contagiato. Ho contagiato Quintino Pallante. Quindi, l'influencer. Sono diventato influencer. Influencer è stato lui. Alessio è una punta di diamante nello sport. Noi salviamo la nostra regione se tutti abbiamo come esempio Raffaele nello sport, i migliori politici, i migliori imprenditori, i migliori professionisti. Proprio quella difficoltà numerica che noi abbiamo, che è un po' un difetto di ordine, diciamo, strutturale, se volete, di massa critica, può essere compensata solo se noi guardiamo agli esempi migliori. E quindi lui è un esempio migliore, oggi lo premiamo, anche tutti gli altri ragazzi, come veniva ricordato da Raffaele, che tutti i giorni si impegnano, hanno già come punto di riferimento lui. E quindi lì è un settore virtuoso. Se esatto. Tutti i settori, nell'economia, nella cultura, nel sociale, fanno riferimento ai nostri migliori cittadini, noi salviamo la nostra regione. Quindi l'auspicio per il 2024 è avere in mente tutti i nostri migliori uomini e donne del Molise, e ce ne sono tantissimi anche fuori dalla nostra regione. E se noi abbiamo sempre come riferimento loro, i ragazzi già lo stanno facendo, ancora una volta i ragazzi sono l'esempio da seguire. Allora, se tutti facciamo così la regione, come abbiamo detto in apertura della trasmissione, resiste e continua a menare forte. E speriamo bene, e buon lavoro per quanto riguarda il tuo, insomma, ruolo all'interno del Consiglio regionale come presidente. Allora, io ringrazio Raffaele Rampino, Amelia Macioli, grazie, Alessio D'Agostino, atleta grazie. Dell'anno 2023, il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante. Grazie a tutti voi per essere rimasti qui in tutta la seconda parte. Ringrazio la parte tecnica e gli sponsor, anche quelli che si sono aggiunti per queste due puntate speciali. Noi ci vediamo giovedì prossimo, 11 gennaio, sempre 21, con la seconda delle puntate speciali dedicate ai premi e ai riconoscimenti in ambito sportivo. Grazie ancora e buon proseguimento.